L'Expo 2015 come vetrina internazionale delle eccellenze abruzzesi, un appuntamento importante al quale puntano i tantissimi produttori morsi dalla crisi e che cercano nell'export la loro nuova vita economica. Dal 25 settembre al 2 ottobre Chieti ospita tutti i protagonisti della titanica impresa. Chieti oggi ospita la tappa regionale, ma per un'intera settimana noi daremo spazio alle eccellenze, ai prodotti di nicchia del nostro territorio. Insomma, metteremo in mostra il meglio della nostra regione perché poi questo meglio dell'Abruzzo diventi anche parte di Expo Milano 2015. Sono presenti molti sindaci abruzzesi, sindaco di Pescara, sindaci anche di altri comuni, molti della provincia di Chieti, ma non solo oggi, ma anche nei prossimi giorni hanno assicurato la loro presenza accompagnando anche i loro prodotti. Il tessuto imprenditoriale abruzzese, come è noto, è composto per la maggior parte dalla microimpresa, per lo più a conduzione familiare di dimensioni ridotte. Nasce quindi l'interrogativo di come, in caso di successo, possa destreggiarsi in un mercato internazionale fatto di grandissimi numeri. Sì, può sostenerlo se si supera il principio dei grandi numeri, nel senso non è immaginabile che il turismo abbia effetti solo se ci sono grandissimi numeri di recettività o di prodotti tipici. Dobbiamo tornare al valore dei piccoli numeri che in quanto piccoli numeri però danno risultati. Io pochi giorni fa ho avuto l'assemblea dei borghi abruzzesi certificati nel club dei borghi più belli d'Italia e in una situazione di turismo disastrosa come si è stato purtroppo per eventi climatici di vario genere, i borghi hanno registrato tendenzialmente un 30% di presenza in più. In che cosa? Nelle strutture bed and breakfast, piccole strutture ma che sono state tutte piene. Quello è turismo, quella è realtà, non è dice se non c'ho l'albergo di 100 stanze non posso fare turismo, quello è turismo e ha portato anche dei benefici ai territori di riferimento.